Si esce dalla finestra. Però anche una volta che siamo lì, noi non è che non abbiamo le chiavi poi per uscire Se si dalla può uscire, porta. se si può aprire dal. Non si può aprire dall'interno se non hai la chiave. Perché ci sono i pistoncini, insomma, come si chiamano, dai. Sei sicuro? Sì. Mi ha fatto fare il giro di tutto l'aeroporto. Qui c'è solo natura. È troppo bello! Allora, la giornata è letteralmente andata in vacca. No, vabbè, insomma, diciamo. Sì, ma che canzoni anche loro, cazzo. Già che sono qua che. Ma niente. Sui. No. Fanculo. Adesso mi viene da ridere, aspetta. Non sapevo mi veniva da ridere. Il motivo per cui siamo seduti su questi gradini qua è solo perché stiamo aspettando che ci sia qualcuno che si levi dal tavolo del ristorante. Ma intanto non abbiamo come fame, gli quindi. Come gli avvoltoi? Perché vogliamo andare in sto locale. Però siamo arrivati tardi. Io non so perché. Io non ci andrei a mangiare in quel locale, francamente. Perché ieri sono andato, ho avuto il cagotto tutto oggi. Perché dopo ti denunciano per le fame. Io se fosse io comincerei a grattare. Come le recensioni di tutto. Ti vedi, vedi che. Tutto il mondo. Rabbia perché siamo qui che aspettiamo che si diventa. Che pacchi di mouse sono un po' fermi. Schmetz, putz, lecca. Allora, siamo alla disperata ricerca di un posto dove faccio da mangiare. Qui c'è una fontana a forma di coronavirus. E qui bevono e basta, cioè non hanno. Red wine. Keep calm and drink wine. Voglio mangiare. Cioè non qui bevono e basta, è una cosa. E poi i risultati si vedono. Abbiamo avuto un diverbio. Io ho detto A, lui ha detto B, come in tutti i diverbi, uno dice bianco, l'altro dice nero, o viceversa. Però per me questo è un viaggio meraviglioso, ce lo ricorderemo tanto tempo. Abbiamo fatto delle esperienze anche di approfondimento, insomma, peccato buttare tutte le ortiche così. Tu hai qualcosa da dire? La mia discolpa? Sì, la tua sì, discolpa. La mia discolpa, oso dire che secondo me doveva farci vedere veramente da come bravo, perché adesso, a parte tutto, questo discorso qui della pandemia l'ho trovata francamente un po' noiosa. Dopo, per siccome. Ma ok, ma non prendetela male, nel senso che amici non rientra nei nostri gusti, ecco, ma come ci tutte sono le cose. Posti, ci sono posti più belli. Però ecco, va detta una cosa, il fatto di esserci tornati, perché noi eravamo già venuti in Albania, avevamo fatto un giro breve, adesso siamo tornati e ci era piaciuta tanto. E la seconda volta invece è stata un po' questa, abbiamo visto un delle po' zone. Più ma perché abbiamo visto delle zone che non anche perché a noi meno ecco. Sono state sì delle diciamo dell'utopio delle situazioni. Sì, che hanno anche aiutato a rendere la. Tutto, perché viaggiare in bici non è come viaggiare con i mezzi normali, ovviamente. Cioè, le distanze da coprire sono limitate nel tempo, quindi magari devi andare da un punto A e B a 200 km. Ecco, hai visto? Domani veniamo qua a far colazione. Vecchio, quando? Sì, allora. Qui c'è un taxi. Siamo saliti sul bus per andare a Coppa. Aspetta. Funziona un po' tipo peggio di Ryanair, però. È simpatico, sì. Ma dai! Siamo arrivati in Montenegro.
Kotor. Kotor, in italiano cattaro. Dove ci sono le bocche di cattaro. Esatto, che è molto molto bello. Sì, almeno male siamo usciti. Siamo proprio adesso. Due euro? Vabbè, quindi come stavo dicendo prima che qualcuno sì, un appassionato di soldi mi interrompesse, adesso noi non stiamo, abbiamo preso un altro bus perché stiamo andando a Tivat, che è un po' dove abbiamo posto da dormire. Dovrebbe essere 3 km da Centro. No, cosa è successo prima? Stavo salendo sull'altro autobus, quello prima da Tirana a Kotor. Non ho capito, insomma c'è stato un qui pro quo, c'è stato un malinteso. Non volevamo mettere nel baule del bus gli zaini perché abbiamo dentro roba un po', insomma un iPad, un computer, poi insomma non, perché avevo capito che bisognava pagare 2 euro se lo volevi mettere nella stiva, invece lo pagavi 2 euro a bagaglio comunque. Cioè, per me non è un problema, intendiamoci, però insomma visto che si poteva evitare l'avrei evitato, ecco. E invece non si poteva evitare. Però io insomma ho insistito per tenerlo lì nel coso, in cabina, e gli ho detto come bagaglio a mano, tipo Ryanair, no? E lui no, mettilo giù, e si era inalberato, ovviamente non parlava, cioè in albanese, però no, mettilo giù, due euro. E io ho detto no, ma c'è il computer. E lei mi fa cacca il computer. Stazione degli autobus di Costa Stanica. Mi piace allora. Beh, ci stiamo propinquando alla nostra accommodation. Comunque è molto interessante quello che sta dicendo questa signora dietro di me. Aspetta, fa passare questo qua che inizia a starmi sulle balle. Anche più curato, sembra un po' come nelle località del Nord Italia, balneari, molto pulito. I prezzi sono anche gli standard italiani o anche molto europei. Comunque è vero, cioè noi potremmo anche farlo, potremmo di andare anche tornare, infatti, in bici. Potremmo anche tornare in bici. Grazie per l'idea comunque. Grazie, ci hai detto a una piedi, ecco. A piedi. No, in bici. Ma in come bici? Piedi, in bici. Per concludere il viaggio in bici, che fa sempre piacere. Ma che lui scherza, per noi lo facciamo. Ci ha dato un'ottima idea invece. Ci ha dato una buona idea davvero, sai. Ecco. Ma che non ci ecco crede. La faccia di un uomo che avrebbe che preferirebbe tagliarsi la lingua. Ecco. Ottima idea, grazie mille. Niente, Nicola. Il patto. Temere di litigare è la paura che accompagna il nostro viaggio. Passa un gruppo di ciclisti sulla costa del lago di Ocrida. Tengono stretto il manubrio concentrandosi sulla ruota posteriore del compagno davanti. Vanno di buona lena parlandosi. Sulla pedonale i rari passanti hanno l'aria riposata del mattino. L'acqua è freschissima, dopo il temporale il sole non scotta. A Ocrida c'è un lago primordiale ed è ancora oggi molto pescoso.
Arrivando dalla siccità dell'Asia centrale, nel cuore dei Balcani, si ritrovano i fiumi, prati verdi e pascoli, le tracce dell'agricoltura sulle vigne e i frutteti. I bar fanno caffè e cappuccino all'italiana. Dopo il calore del catrame sull'asfalto, arriva una boccata d'aria dalle montagne. I bagagli sono ormai fatti. Abbiamo il vento a favore, però camminiamo assorti nella stanza cercando di evitarci, come se quelle due frasi infelici portassero alla luce una verità inconfessata. Smettiamo di parlarci perché i pensieri vanno riordinati in silenzio. Non vogliamo dare spazio a questo malioso nemico della nostra armonia. Normalmente lo invitiamo ad abitare la nostra convivenza perché ignorarlo significherebbe onorarlo. Nello zaino ci sono insoddisfazioni, incomprensioni, ragionamenti, fantasie, stanchezze. E dopo aver svuotato il sacco dai rancori, capiamo di aver sofferto molto di più di quanto avremmo accettato. Non volevamo allontanarci così tanto tra di noi. Siamo distanti e soli. Lo capiscono dal tono delle nostre voci anche gli stranieri seduti fuori sul balcone confinante. Il timore di non capirsi è la costante del nostro viaggiare. Questa divinità domestica ci segue sulle nostre stesse ruote, imprevedibile come un capriccio. Gioca con i nostri sentimenti a farci allontanare, a farci perdere la strada. Quando il giorno è diventato capolavoro e ringraziamo il tempo di esserci dentro, arriva il litigio con i suoi piedi palmati a distruggere il castello complicato delle emozioni e delle gratitudini infinite. E allora da dentro raffiora la paura che l'universo vada in pezzi. A quel punto sentiamo che ci vorrà qualche tempo per salire su quel monte. Sarà uno sforzo in più. Forse sarebbe stato evitabile. A questo pesce pietra ora dovremo sacrificare un appendice d'orgoglio. Sarà l'unico modo per ritrovarci. No way. Solo quando crediamo di aver perso per sempre il riflesso sul lago, il fresco del mattino, il filo dei pensieri raccontati sugli scalini caldi di una casa in pietra in una lingua che qui nessuno parla, il passaggio delle cicogne sulle nostre teste, dormire, svegliarsi, fare i bagagli, il correre cantando lungo una strada piana, capiamo di essere lì, insieme, soltanto noi in quell'attimo.